Allora, devi sapere che mi sono vestito un po' così. Sì? C'ho queste cinture, quindi se vedi dei movimenti un po' particolari non ci fare tanto caso. Non riesci, cioè, riesci a stare comodo? No, riesco a respirare a malapena. Ma come mai hai stretto così? Per dare l'illusione. L'illusione della vita. Punto vita, al sì. Punto vita, vabbè. dovrei farlo anch'io. No, allora, canzone... Però adesso, cioè, vedi che si fa tutto e non serve a niente. Ma la puoi levare? È un bordello. Scoppia la giacca, no? No, perché guarda, c'è tutta questa roba dietro. Ah, hai messo tutti i cosi, sì. Niente, vabbè. Se bello vuoi apparire un po' devi soffrire, diceva mia bello nonna. Bello lo farei. Come va? Bene. Bene, bene, bene. Io ho detto, secondo me è canzone dell'anno. Adesso poi, se vuoi, ne parliamo. Però è stato un successo clamoroso Italo Disco quest'anno. Come vi è venuta fuori? In realtà secondo me è diventata un successo, perché secondo me ci hanno visto dentro un po' di genuinità, cioè proprio senza nessun tipo di strategia. Sì. Noi abbiamo scritto insieme a Davide Petrella, Tropico, che salutiamo. Certo, che lo salutiamo, verrà ospite qui la settimana prossima, tra le altre cose. Tropico! Eravamo, sai, nell'area comune dello studio a Napoli, The Disgroove, e si prendeva il caffè e... E da qualche giorno erano aperte le prevendite dei Coldplay, che sono finite ovviamente in 14 secondi. Ah già, perché sono venuti in Italia i Coldplay quest'anno, eh? ne ho sentito, però hanno fatto sì una robina. Tutti gli amici si scrivevano, sai, da lì poi a suonare prima dei Coldplay. Oh, immaginate suonare prima dei Coldplay. E Davide scriveva, suonare prima dei Coldplay. Il tatuaggio da rifare. Che non il tatuaggio da rifare. C'è un tatuaggio che non mi piace più, ragazzi, me lo devo rifare. Davide, è un tatuaggio da rifare, perché non... proprio così, nata nella maniera... Ma anche quindi è così che Tropico scrive le canzoni? Cioè, quindi anche... Sì, ma guarda, con Davide c'è... Ascolta! C'è una cosa, un tacito accordo, che quando siamo in studio proprio escono fuori cose, melodie da parte mia e lui mette su e parole. E lui mette le parole. E il tatuaggio da rifare, scusami, visto che quindi è una storia vera, è il tuo qual è? No, sarebbe offensivo nei confronti del tatuatore. Ah, di chi l'ha fatto, certo. Perché poi in realtà non mi piace più, non tanto perché è fatto male, è il perché non mi rappresenta più. Ma quindi non possiamo neanche descriverlo, no? Se no il tatuatore... A parte non lo sa nessuno, a parte la mia ragazza. Ah, perché lì l'hai fatto? È lì. Ah. Tornando al pezzo... Sì. Pure il sintetizzatore che mi tornava dall'assistenza... E mettiamo sti cavi così e parte pom 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 pom, facciamo, no, ragazzi, cioè è moroder sta roba qua. Noi che da qualche anno raccontiamo un po' di anni 80 declinati ai giorni nostri. Sì. Ci mancava quella sfumatura lì della Italo disco come genere. Sì. È proprio dai, poi la cassa dritta. Il ritornello è partito proprio così. Sì. Presto, sì, che non resisto, Italo disco. Complimenti veramente. Anche perché ho questa sensazione che in questo periodo escono un sacco di canzoni una dopo l'altra, ma anche dello stesso cantante. No? Un tempo avevi la possibilità di far crescere un tuo singolo, anche magari per 3, 4, 5, 6 mesi. Adesso capita molto raramente. A voi è successo invece? Cioè, non ci aspettavamo andasse avanti così tanto tempo. Cioè, per 11 settimane è stata prima, ma partiva da prima, da maggio. Ma infatti questa sarà una di quelle che tra 20 anni diremo sì, l'estate del 2023 era quella di Italo Disco, come si faceva per i pezzi un po' del Madonna, bellissimo. Anche perché eravate fermi... Un sogno che si avvera. Non so, io ve lo auguro. Eravate fermi da un po' prima di questa canzone. Beh, in realtà abbiamo fatto un po' di canzoni che non sono andate come Italo Disco, ovviamente. Sì. E poi siamo concentrati tanto sul live. Sui live, abbiamo fatto una marea di date. Sì, abbiamo preso un sacco di live, tra l'altro prima dell'uscita di Italo Disco. Sì. Abbiamo preso una settantina di concerti. Sì. Che ci hanno portato in giro e si sono aggiunte tutte le cose promo, tu lo sai, i festival, le cose. E quindi. Se fosse uscita prima Italo Disco, ne avreste fatte meno a più. No, non lo so. Allora, come funziona? Sicuramente ha un mondo? Cachet non da band prima in classifica. Certo, sì. Però, sì, se . Ci pensi, è giusto che paghino meno le persone che hanno creduto nel nostro concerto. È un bel punto di vista, è vero. Senza essere condizionati dall'uscita di Perché adesso è facile dire vado a vedere i The Colors, e invece quelli che sono lì da prima, giusto, è vero. No, noi ovviamente abbiamo cercato di fare tutto in maniera gratuita per i fan, perché ci sentivamo proprio di festeggiare al 100% questo momento glorioso.
E poi dai, più avanti dai, ci saranno altre cose. Adesso sentite un po' la pressione, perché quando fai una hit clamorosa come questa... C'era il pezzo di Caparezza. Il secondo disco è sempre più difficile. Difficile. Adesso, cioè, come ci si rimette a scrivere dopo una hit così? Cioè, qual è la formula delle hit? Sai, non c'è, è come la formula della felicità, non è che poi... Non esiste. Sì. Noi abbiamo smesso di investire emotivamente in numeri e classifiche già da un po'. Certo. Pensare male forse è stata la prima canzone che è uscita fuori con un flow talmente naturale, genuino, che poi è andata prima in radio per settimane così, e ci siamo resi conto che arriva poi la sincerità, l'autenticità di un momento. Quello che mio padre mi diceva: sentiti Abbey Road e vedi che si sente che erano presi bene, o magari vogliono comunicare un qualcosa anche dal punto di vista di stato d'animo, che non sono cose che registri con la voce, con la performance vocale e basta, è proprio uno stato d'animo. Secondo me è importante essere sinceri, poi quello cioè, che hai viene... scelto un disco da niente, hai scelto sì. Sì. Prendi Abbey Road, no, certo. Però l'avevate riconosciuta subito, cioè quando si capisce che una canzone avrà successo, secondo te? Paolo. Non esiste nessuna formula, cioè se viene qualcuno qui a dirti che c'è la formula per fare le hit, lo mando via. Adesso viene Tropico e mi dice la formula è questa. Dico, tropico a parte. Tropico, ok. Nessuno conosce la formula per fare le hit. Però c'è, cioè, secondo me, al contrario, se quando scrivi una canzone, una volta scritta, se è trasportabile in più generi, sì. Secondo me ha le carte in regola per diventare una hit. Cioè, Italo Disco potrebbe funzionare anche in altri generi, tipo, non so, salsa, non lo so, metal, cioè, così. Tipo... Io ho sempre il microfono che uso per farlo scemo, però aspetta, funziona? Sì, vai. Allora, Sì. Prova... Facciamo salsa? Il cantato del Non ci credo. Presto che non resisto, Italo Disco. Scusa se insisto, questa notte quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Ehi! Hey! Dai, ci sta. Mi permettete? C'è preso gusto, sì. La prova del 9. Ci ho preso un po' gusto, sì. Tra l'altro prenderò in considerazione questa versione con gli Street Non è male, fallo uscire. La prova del 9. È il napoletano. Cioè, nel senso, la versione, funziona in versione neomelodica. No. Io già un po' me la sento. Io la proverei. Vai. La faccio l'ottava sola. Preghe so che non resighi so. Vieghi da lo digisco. Scugo cosa senso. Quello che preferisco è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Per far l'amore sì. Ragazzi, è troppo bello. È bellissimo. Per far l'amore. Prenderei in considerazione. Ragazzi, potrebbe essere una hit pesantissima. Ci sono i tuoi discografici qua? Sì, ci sono. Un remixino. C'è Warner Naples? un remix partenopeo. Io lo prenderei. Il motivo vero per cui sei qui però questa sera è perché hai doppiato un cartone animato. Sei nel cast di Trolls 3. Un applauso a Trolls 3. Signori. C'avevo qualche giorno libero, mi sono messo a fare. Mamma mia, veramente, hai le date, la promozione, Italo Disco, hai doppiato anche un cartone animato. No, bellissimo, doppiare è una roba che è una figata, ma è faticosissimo. Io la prima volta che ho fatto il doppiaggio è stato su Trolls, quello precedente, sì? E ti giuro, non mi aspettavo mi piacesse così tanto. Cioè, entri, ti tuffi in un mondo parallelo. Sai quando fai una roba e lì fuori passano 8 ore, ma per te sono passati 14 minuti? Sì. Quello è quello che mi accade sulle cose che mi piacciono. Sì, il tempo vola quando ti diverti, certo. È stato meditativo. No, è così, non è che si dice a caso, ragazzi. Si dice così? Sì, si dice così, è figo. Ma non sì, lo so, sì, a Napoli no, si dice. Vabbè. No. E per dirti, è stato... Cioè, ti tuffi in un personaggetto che poi...
loro in America non è che devono doppiare col labiale tutto quanto, loro chiaro, non recitano adattare una cosa e sì, poi sì, fanno l'animazione. E pensavo fosse quella la difficoltà, ma in realtà ti trasporta in un altro mondo e ti dimentichi di tutta quella parte estetica del nostro lavoro, no? del palco, della TV, così che hai anche un po' di considerazione di tutta quella parte lì, ma in realtà in quel momento tu sei la voce di quel cosino lì, certo, del ciuffone. In America il tuo personaggio è Justin Timberlake. È Branch, sì. Justin Timberlake, beh, bello. La cosetta. Sì, è una roba... Ma chissà se lo fa le versioni partenope. Com'è stato? Bellissimo, hai fatto i complimenti. Sì? Cioè, penso le abbia fatte a tutti i doppiatori. Però mi ha fatto i complimenti Justin. Lì hai due scelte, crederci o no, ed è meglio credere. Ci ho creduto, certo, giusto. Che cioè, è giusto. Sarà che stavo in jet lag totale, appena arrivato lo sai. Grazie no, Justin. Alle tue figlie Justin piace? Justin Timberlake, alle mie figlie piace, cioè a Grace. Beh, piccolina. Immagine è ancora troppo piccolina. Piccolina Grace, sì. Grace, che ha quasi 3 anni. Ah, perfetto. È stata la prima reazione positiva a un doppiaggio, perché sai che io mi diverto, lei c'ha tutte le fasi, da Baby Shark a Calimero. Sì. Io mi diverto a registrare lo schermo del telefono e doppio con la voce del personaggio. Ciao Grace! Ah, fantastico, sì. Lei riconosce la mia voce, ma questo è papà, no? Dai, basta con queste cose. Su Trolls è impazzita. Cioè, ha visto il trailer, non ha ancora visto il film. Sì. Pazzita. Cioè, proprio le piace tanto. E allora vedi che ha fatto bene Justin Timberlake a fatti i complimenti. Era anche per quello. Stash, grazie mille per essere passato a trovarci. Trolls 3. Ciao ragazzi. Esce a breve nei cinema, andate a vederlo. Ti lasciamo liberare da questa cintura. Fate un grande applauso a Stash e ai The Colors.